Buongiorno da Vancouver, ragazzi. Tanto per dire buongiorno, perché sì, siamo qui, è un bel giorno di Vancouver, però per tutti noi juventini e alcuni altri tifosi non siamo contenti perché non ci siamo goduti un bel calcio weekend. Allora, parliamo di business, ok? Il giorno dopo di Juventus a Bologna, ragazzi, non ho parole. Sì, hanno avuto grinta, hanno fatto questa formazione 3-3, però hanno mancato tante quelle occasioni. Cioè, io capisco perché, perché giocando la stessa formazione 3-5-2, 3-5-1-1, e ovviamente non ti adatti a segnare troppo, capì? Cioè, Locatelli aveva la porta vicina, che ma che cazzo fai, Locatelli? Ma che fai? Cioè, io l'ho difeso sempre questo giocatore, però questo ha rotto proprio le scatole, capì? Milik ha fatto quel sbaglio alla caga mucazza di rigore, ha fatto quel balletto alla Madonna, cioè, no, diciamo il balletto alla Britney Spears. E poi ha segnato dopo. Però, cioè, Bologna stavano attaccando, e Bologna, sempre in Bologna devi stare sempre attento, che io ho detto sempre, con queste squadre non ti può mai, non ti deve mai sottovalutare. E meglio, è che la situazione è critica, un pareggio va bene, già abbiamo Inter che sta arrivato al quarto posto, e dobbiamo stare attenti perché tra Inter, Atalanta e Roma e Milan, questi possono stare vicini, eh? Se no non ci diamo una svegliata, il quarto posto ce lo sogniamo. Abbiamo fatto tanto a prendere questi 15 punti per cosa? E poi pure l'Inter, sì, hanno perso 11 partite, però l'Inter quando è vicino alla fine del campionato si sveglia sempre, quindi dobbiamo stare attenti. Sarà una vera lunga... ci mancano 6 partite, mi sembra che sarà dura. Poi non dico altro di Allegri, perché se fosse per me già il giorno dopo mi piacerebbe che se ne va. Vediamo che cazzo vogliono fare al nuovo cavo. Ha detto che lui rimarrà, farlo rimanere per altri 2 anni, e poi non lamentate che non si vince lo scudetto, questo e bababà. Cioè, la Juventus deve cambiare mentalità e ci vuole un nuovo progetto, ragazzi. Io non ce la faccio più, questo non è Juventus. Meno male non ho visto la partita, ho visto solo i highlights, perché non mi va di vedere, né? Ti passa la fantasia a guardare queste partite, cazzo. Cioè, andiamo, meglio. Non va bene, non è buono. Tutto qua, io devo andare a lavorare. Vediamo che succede mercoledì con Lecce, se ci sono altre novità ci risentiremo, ok? Ciao you, iscrivetevi al mio canale, like, iscrivetevi al mio canale, ciao da Vancouver, questo è tutto, Rino Zaurini da Vancouver, ciao.